Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra informazione che apriamo occupandoci dell'iniziativa che vede diverse associazioni, una trentina per il sesto anno consecutivo, organizzare in occasione della Quaresima l'iniziativa Io Rinuncio. L'obiettivo è quello di migliorare il proprio stile di vita. Adesso vediamo il servizio, poi ne parleremo con il nostro gradito ospite in studio. Vediamo. Ti serve davvero tutto ciò che hai? E hai davvero tutto ciò che ti serve? Con la sesta edizione di Io Rinuncio, oltre 30 associazioni altoatesine invitano ad approfittare del periodo quaresimale che va dal 17 febbraio a Pasqua, il 3 aprile, per confrontarsi con le proprie abitudini e i modelli di comportamento e prenderne le distanze per un periodo di tempo prolungato. L'obiettivo è semplicemente quello di sentirsi meglio con se stessi e sviluppare una sensibilità a propri stili di vita. L'iniziativa è stata illustrata in mattinata al centro pastorale a Bolzano alla presenza del vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, Monsignor Karl Golser. Tutti coloro che vogliono partecipare all'azione saranno sostenuti nei loro propositi di rinuncia sia dalle iniziative pratiche proposte dai promotori del progetto, sia dagli adesivi con lo slogan dell'iniziativa «Meno è meglio», che è possibile rimuovere e applicare su oggetti personali di cui si decide di fare a meno. Tante le associazioni che partecipano all'iniziativa coinvolgendo famiglie, scuola, gruppi giovanili, il forum Prevenzione, la Caritas, le ACLI, la GESCI, il Servizio Giovani della Cultura Italiana, le Intendenze Scolastiche Italiana, Tedesca e Ladina. Il Vescovo Golser, nel corso della solenne celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, ha indicato la Quaresima come un periodo di incontro con l'amore riconciliante di Dio e ricorda che la riconciliazione è un dono di Dio. Il Vescovo ha inoltre ricordato che la Quaresima è un periodo di grazia. Sfruttiamo questo tempo, ha detto, per convertirci all'amore di Dio.